Ciao ragazzi, eccoci qui con un nuovo video. È un format che non ho mai portato sul canale, quindi lo sto chiudendo a casa perché, come vedrete, porto un attimo con me in una giornata da Google. Come vi dicevo, cerchiamo di sfruttare il fatto che nei mesi estivi non ci sono molte persone in ufficio, gli uffici sono un attimo più vuoti e vediamo se riesco a fare qualche ripresa. Ho già parlato comunque con la PR, che mi ha detto che chiaramente ci sono dei limiti per fare le riprese e potrò riprendere solo alcune zone, non tutto. Cercherò di farvi vedere il possibile, ovviamente entro i limiti. Comunque, avviamoci come ogni mattina, metro, e 10 minuti siamo in ufficio e poi cerchiamo di fare colazione là. Non vi spoilerò cosa succederà dopo, però vi dico già che ci saranno cose interessanti. Ho avuto un altro effetto interessante, adesso bisognerà decidere cosa fare, ma in parte è stato già deciso, quindi lo scoprirete presto sul canale. Non vi spoilerò niente e a settembre farò dei video. Diciamo che vedrò sicuramente altre 3 città almeno, stavo a indovinare quali, in cui non sono mai stato ancora. Quindi Parigi è esclusa. Questo è l'ufficio, come vedete, bello importante, 7 piani, in realtà sono di più, sono 10, però gli ultimi piani sono di Pandora e quindi dal piano terra al settimo è Google. Come vedete là si vedono le nuvole di Google Cloud. Qui invece fuori c'è Google Trattoria, il bar, il ristorante, che però non posso filmare all'interno purtroppo, se no mi sarebbe piaciuto un sacco mostrarvelo. Ora andiamo a fare colazione. Come vi dicevo, all'interno non posso riprendere, quindi mi sono messo fuori e adesso colazione. Come avete visto al video di Marco, sono abbastanza grande, 1,93 m, quindi devo mangiare e ci vediamo dopo. Eccoci qui ragazzi, come vi dicevo, ho fatto colazione, ora sono salito sul mio piano, ho preso una salita per stare un po' più tranquillo e lavorerò adesso su un po' di progetti che sto facendo contemporaneamente e poi avrò dei meeting, pausa caffè, si finisce un attimo di lavorare su questi progetti stamattina, andrò a pranzo. Vi spiego un attimo l'ufficio qui come è strutturato, per farvi un po' capire, in modo che le cose che non posso mostrarvi ve le potete almeno immaginare. L'ufficio di Google è composto da 7 piani e ogni piano ha un tema, il tema moda, il tema bellezza, il tema Milano, e tutto il piano è arredato sullo stile di questo tema, quindi anche le salette hanno dei nomi particolari. Ad esempio, io sono nel piano dedicato all'Italia, e le salette si chiamano, per fare i meeting, Viminale, Culinale, Palatino, eccetera, e è tutto arredato stile italiano. Io ragazzi torno al lavoro e ci vediamo dopo.
Google Arena, dove fanno tutti gli eventi, diciamo, ora è chiusa, quindi vedete, ma ad esempio sono venuti i Pinguini Tattici Nucleari a suonare, questa è una zona pubblica, quindi posso farvela vedere, dove ospitiamo gli ospiti e facciamo conferenze. È un po' così, triste con le luci spente, però dai, accontentiamoci di quello che possiamo vedere con rimanendo nel perimetro della PR. Questa invece, ragazzi, è un'altra sala riunioni, si chiama Milano Fiori, quindi vi fate un'idea magari di come fare un meeting qua. Spesso si fanno anche eventi, cioè comunque sarà conferenza per parlare, come vedete qui, e purtroppo non posso far vedere le salette tutte decorate a tema, ma devo limitarmi agli spazi dove mi è permesso riprendere. E questo appunto Milano Fiori. E poi adesso, fra un po' è ora di pranzo, quindi ci avvieremo di nuovo in Google Trattoria. Eccoci qua, siamo in una terrazza delle due principali che ha Google. Non è quella principale, che invece ha una vista ancora più bella su tutti i grattacieli d'isola. Però intanto, visto che era vicino a Milano Fiori, mi sono messo qua a spiegarvi un po' cosa sto facendo da Google, di cosa mi occupo. E soprattutto per chi è nuovo sul canale o ha cliccato su questo video incuriosito da vedere un attimo come la vita da Googler, ma effettivamente non è nel mondo, vi spiego un attimo cosa faccio. Io comunque sono Andrea, studio un master in Svizzera di Strategy International Management, internale ho fatto economia aziendale a Ca' Foscari, e adesso sto facendo uno stage da Google a Milano che dura 3 mesi d'estate nel team di Analytical Consulting. Sostanzialmente siamo un team specialista di prodotto, quindi non facciamo sales diretto. Noi ci occupiamo di analisi dati, data science, più immaginatevi una cosa dove noi analizziamo dei dati su delle industrie, dei settori, cerchiamo di capire quali sono i macro trend o se ci sono delle cose interessanti che stanno succedendo adesso, e individuiamo opportunità di business sia lato nostro che lato clienti. È molto molto bello, poi farò un video alla fine di questa esperienza dove vi dirò le mie riflessioni, cosa ho imparato, cosa mi sono portato a casa, le differenze rispetto a lavorare in consulenza. Ho fatto anche un'intervista con un mio collega che uscirà sul canale a breve, che è veramente una bomba, ragazzi, e vi racconterà lui che ha più esperienza, ha fatto 13 anni di carriera in Big Tech, le ha viste un po' tutte, Twitter, Microsoft, Google, cosa fa, di cosa si occupa, come lavorare in Google. Quindi avrete anche quel video sul canale per chi è interessato alle Big Tech. Secondo caffè della giornata, post pranzo, si torna a lavorare. Come vedete, giornata finita, adesso ci avviamo verso casa, che dobbiamo portare un po' di vestiti in lavanderia e poi andare a cena con l'amata e Pietro. Vediamo se Pietro oggi è a casa a fare smart working. Per chi non lo sapesse, l'amata e Pietro sono comunque i miei due coinquilini, entrambi lavorano in consulenza, l'amata da McKinsey e Pietro da OCNC, fanno degli orari un po' diversi dei miei, diciamo. A me è toccato l'anno scorso, quindi adesso è il loro turno, loro sono un anno più piccoli. E ecco, sì, il ritmo del tech, delle big tech è un po' più rilassato, diciamo che attorno alle 6 più o meno si è fuori dall'ufficio e si ha quasi sempre tempo di fare altre cose, come magari, non lo so, andare a fare uno sport, allenarsi, ma anche le tipiche faccende di casa, che è scomodo se non si accumulano nel weekend, come quando ero da PwC. Oops.
settimana. Gli ho risparmiato la lavanderia, sono qua col Pietro, siamo riuniti, è tornato via il lavoro oggi. Feedback com'è andato? Ma è andato bene, tutto bello. Pietro, sta per finire la internship. Da OCNC, e quindi diciamo che abbiamo finito un po' di... abbiamo fatto le ultime cose, è stato divertente, dai, esatto. Sono divertito. Adesso andiamo un po' a prendere un aperitivo, poi la Matt invece è ancora in office. Perché oggi, quasi finita la internship. Poi finita. Hai fatto il feedback di fine internship e venerdì ultimo giorno? Dici un po' di riflessioni quest'estate milanese, pareri e soprattutto cosa hai imparato, cosa ti è piaciuto? Hai cambiato idea su qualcosa? Secondo me è fondamentale riflettere molto su quello che si fa, perché spesso in contesti così intensi, non possono essere quello della consulenza, quello dell'investment banking, si fa fatica a pensare a quello che si fa, riflettere, mentre si cerca di assecondare il ritmo del posto dove senza si lavora. E sicuramente questo spesso si capita nel fare. Su questo una cosa che secondo me, ragazzi, è molto importante, che comunque è una cosa che ho imparato recentemente anch'io, vivendo anche un po' sulla mia pelle, è di non diventare il brand dell'azienda per la quale si lavora. Cioè, nel senso, soprattutto se l'azienda è prestigiosa come può essere Google o McKinsey, si tende poi a vendersi anche a livello sociale con le persone che incontrate, come faccio McKinsey, faccio Google, quando vi chiedono cosa fate nella vita, chi siete, e vi dà un certo status da cui poi diventate un po' dipendenti, non riuscite neanche più a lasciare queste aziende perché siete abituati a essere la rappresentazione di questa azienda anche nella vostra vita privata. E questa è una roba dannosissima, secondo me. Alla fine, non dico che è sbagliato intraprendere una carriera in questa azienda, perché si impara tantissimo, danno tantissimo, non c'è anche spesso neanche alternativa in termini economici, perché soprattutto in Italia, se non si va veramente al top, è una situazione disastrosa. Però c'è da dire che spesso si diventa un po' facilmente sostituibili. C'è il vostro valore, c'è il valore che portate sul tavolo, è che siete un ex Googler o un ex McKinsey, se non vuol dire che siete le commodity agli occhi dei clienti, però fatto diventate un McKinsey, un Google, un BCG. Quindi mantenere sempre una personalità al di fuori di quello, circondarsi sempre di persone che non parlano solo di carriera e di quella cosa là, perché vi permettono di mantenere un'identità. Cioè, nel momento in cui già fate un lavoro che... quante ore si lavora? 12, 13, 14 ore al giorno. Cazzo, se quelle 2-3 ore oltre il lavoro le dedicate a parlare di lavoro, a fare solo quello, è problematica. Poi comunque ci sta all'inizio, un periodo universitario, prima di entrare in questi lavori, dedicare del tempo al planning è fondamentale, perché sennò fate una fine brutta. Però quando effettivamente ci entrate, avete raggiunto la vostra meta, dedicatevi un attimo anche a voi stessi. Che ne dici, Pietro? Sono assolutamente d'accordo. Comunque è veramente facile identificarsi con questi brand, perché spesso è conveniente, e invece di sviluppare una propria identità si va a coincidere, a far coincidere la propria identità con quella dell'azienda, perché è molto più facile essere sicuri di sé quando c'è qualcosa molto più grande a rappresentarci, è molto più difficile interrogarci veramente su cosa siamo, su cosa ci piace fare, su cosa chi ci piace frequentare, e quali sono veramente le nostre caratteristiche che ci rendono diversi da tutto il mondo. E sarebbe una scelta abbastanza da insicuri identificarci con qualcosa di esterno, per evitare la questione con se stessi di capire cosa veramente si è. Sì, e poi c'è da dire che un altro fenomeno, ragazzi, secondo me è diffusissimo tra le persone ambiziose, perché si ha un po' paura di non trovare una cosa che piace fare, una passione, quindi la prima cosa che bene o male vi passa tra le mani, che vi sembra decente, vi autoconvincete che è la vostra passione, che è la vostra strada, per non rimanere in quel limbo dell'essere indecisi, siete abituati magari a performare, ad un'ambizione, le persone pensano che avete sempre everything figured out, quindi volete rispettare lo standard agli occhi degli altri,
e la prima cosa che passa magari di te, beh, questa è quello che è la mia strada, la mia passione, e vi comportate come effettivamente se voi l'avesse trovato la vostra cosa, quando in realtà non vi soddisfa. E... no, sono non mi d'accordo. Neanche là. Meglio farsi più domande. Continuate a cercarlo. E darsi delle risposte in più tempo per poi cominciare veramente con quello che si ama fare e quello che si vuole essere, piuttosto che perdere tanto tempo in cose che in realtà non si ama fare e che non si vogliono fare solamente perché non si ha pensato abbastanza e non si è posto abbastanza domande. Banalmente basta pensare che investment banking ci devono essere delle persone che effettivamente, cioè, è la loro strada, sono appassionate ed è secondo me quello che devono percorrere. Però se il rapporto alle persone che conoscono che vogliono entrare in investment banking, c'è un rapporto iper squilibrato, cioè tutti vogliono fare investment banking, però quelle che io conosco e reputo che effettivamente sono convinte potrebbero essere appassionate sono pochissime, cioè la maggior parte della gente vuole lo status sociale, vuole essere riconosciuti come high status job. Non bisogna mai cercare di farsi piacere quello che si dice agli altri di fare piuttosto che quello che realmente si fa. No, una volta Andrea mi disse questa cosa, che bisogna sempre fare il lavoro in sé e non dire di fare il lavoro, cioè bisogna entrare nelle cose, scoprire veramente cosa sono e poi scegliere se sono strade per noi o no. Questo grande insight da parte dello youtuber che stai guardando. Adesso stiamo raggiungendo la Matt che deve ancora uscire all'ufficio, sono più o meno le 8:40, lo raggiungiamo in Duomo. E cena con la Matt, siamo anche un po' in ritardo, quindi come vedete Andrea è un po' più alto di me. Ragazzi, ho sempre questo problema. La Matt, cioè il dislivello tra di noi non è non so perché a tutti i miei amici quindi sei fatto il eccolo, lo vedo dalla distanza, outfit inconfondibile, la consulente, la matta. Bella uscita. Ciao André, come stai? Tutto bene, tutto bene. Chiedo dell'office. Andiamo, alla fine non hanno risposto per la prenotazione, andiamo a vedere se hanno. Comunque, andiamo di là. Proviamo ad andare di là. Andiamo di là. Andiamo, dai, raga. Facciamolo di là, da quello in poi, no? Cioè che mai in spesso non c'è troppa gente. Allora, qui la Matte è uscito come al solito a un'ora molto discutibile. No, ma giornata tranquilla oggi, molto. Oggi part time. Oggi part time. 8:45. È sottofondo il nuovo. No, siamo andati prima a fare aperitivo con Pietro. Oggi abbiamo staccato presto entrambi. Pietro ha fatto la review e adesso siamo in questa classe. Giacca oggi è elegante. No, sempre. Beh. Però me la tolgo. Ah, ok. Ti vediamo solo quando sei più fresco. Sì, sì. Me la tolgo. Guarda queste occhiaie dovute al lavoro. Pietro, da insegnare qualche skill appresa. Lasciali. Mamma mia. Sempre su bravo. Consulenti. Non ve posso dire cosa mi hanno detto top secret. Tutti soddisfatti ragazzi? Sì sì sì. Satisfied. Top Pietro a Milano, top. Pietro cosa ci dici? No dai, è stato divertente, pieno di cose da raccontare. Questa tagliamola, ma il mio manager si chiama Sonny. Penso che nessuno nella storia abbia avuto un manager che si chiamava Sonny. Quindi c'è Sonny come quello del padrino.
Quindi destino. Grande Sonny. Grande, no, peccato dobbiamo improvvisarla adesso perché non abbiamo chiamato, ogni volta è un terno all'otto. Ciao ragazzi, che essendo sempre tardi, che ci troviamo a prendere a cena ogni sera, sempre la stessa storia, ristoranti che ci balzano perché non ho tavoli, quindi difficile in centro. Vediamo se oggi siamo fortunati e riusciamo a beccarci un tavolo fuori e rivloggare un po' a cena, finire il vlog in bellezza. Scusami, vecchio, devo... 10 minuti e si libera il posto, dai. Soddisfatto di questa esperienza milanese? Sì. Scherzo, sì. Ottima alternativa a una vacanza estiva, molto, molto interessante. No, ma proprio questo non è credo. Devo dire che oggi sono riuscito, dovendo fare delle ricerche su dei confronti tra alcuni paesi, ho condito la slide con le bandiere dei paesi che dovevo confrontare, cosa molto apprezzata dal manager. Infatti... Anche oggi con il buon Lamat siamo riusciti a massimizzare la superficie del tavolo e massima esposizione a cibo. Cena finita ragazzi, ci dirigiamo a casa. Ciao Pietro, bella. Ciao bro. Ciao Agostini. Sono le 11 ragazzi, siamo tornati qua quasi a casa con la Matt. E... Pietro ha deciso di fare una passeggiata. Esatto. Per sgranchire le gambe. E per oggi è tutto. Prima volta che provo a fare un vlog, questo format. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere... Se volete altri video di questo tipo, magari anche altri video con i miei coinquilini. Come al solito, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate idee per nuovi video e andate a controllare il nuovo sito di Argo in descrizione. Ciao a tutti ragazzi. No.